Eccoci in Media Plaza, nuovamente attivissima nello scoprire quelli che sono i tanti volti internazionali, ma anche i volti torinesi e piemontesi di questa grande, grandissima kermesse che ormai è entrata pieno nel vivo. Siamo con Silvia Quagliotti, imprenditrice tutta piemontese, ma rivolta per la maggior parte all'estero. È così, benvenuta. Allora, grazie. Raccontiamo la sua realtà, come opera, di cosa si occupa e dove guarda. La nostra è una piccolissima realtà, una piccolissima tessitura storica di 82 anni quest'anno, fondata dal nonno e poi continuata da mio padre, da mio zio, e siamo noi la terza generazione. Siamo una piccolissima realtà di alta qualità, tessitura che nella piccola enclave di Chieri esporta il 90% dei suoi prodotti in tutto il mondo. Siamo degli artigiani tessili su misura per le case, i progetti di barche, gli aerei, piuttosto che gli hotel. Siamo conosciuti anche per fare tutti gli hotel, insomma, 5 stelle lusso, su misura. Qui parliamo di un polo elevato, di un livello elevato di produzione, forse più di nicchia, ma con una clientela molto molto selezionata, immagino molto esigente. È una clientela selezionata, esigente, che spesso richiede il rapporto diretto con noi, perché ogni cosa che si fa con un cliente si costruisce insieme. Quindi è un lavoro in cui il rapporto umano e la fiducia, l'etica, la serietà è importantissimo. E la discrezione. La discrezione, infatti. Sì. Questo è un lato che caratterizza anche il Piemonte, che sa accogliere, aiutare. Ci viene abbastanza naturale. Ci vede abbastanza naturale. Quali sono gli stati, i paesi che guardano con maggiore interesse al Piemonte, a questo tipo particolare di Piemonte di alta gamma che produce? Paesi penso che siano per tutti, più o meno gli Stati Uniti ha ripreso negli ultimi 2 anni, l'Asia è il nuovo paese, anche lì per noi, una volta più soprattutto per il tessile, l'Asia poteva essere stata causa di grandi guai per chi faceva un tessile medio-basso. Per noi è una grande opportunità, però va valutata con molta cautela e quindi veramente solo toccare i livelli più alti dell'Asia, ma dove si possono fare dei progetti e avere delle grandissime opportunità. What about this congress? Why you decide to be a part in this event? Because ABT is a group of small artisan historical, factories, but because it's in Torino and is ABT is a quality, is excellence, but it is in Piedmont, is in Torino, but it is in the world. So because it is in the world, because all of us, we are artisans all over the world. So this, you know, this congress is what is really, you know, means a lot for us. It means that we all are selling to these countries, so it's for another opportunity to meet all these people. Thank you very much. Thanks. Buon proseguimento. Grazie.